di più leggero. Due fornelli eccezionali, ma molto differenti tra loro. Salve amici e benvenuti in questo nuovo video. Se invece ancora non mi conoscete, io mi chiamo Diego e questo è il mio canale DVL. Oggi, come avete capito, parleremo di fornelli, ma prima di tutto voglio fare una premessa. Questo potrebbe sembrare un video dove io denigro questo tipo di fornello, in realtà non è affatto così. Questo fornello lo ritengo assolutamente straordinario. Ce l'ho da circa 5-6 anni, adesso non ricordo bene, e non mi ha mai dato mai un problema. Non so quante volte io lo abbia usato durante le escursioni, i bivacchi, i trekking. Pensate, durante il mio trasferimento in Abruzzo di 2 anni fa, nelle prime fasi del trasloco, dove dovevo sistemare la nuova stufa a gas, eccetera, eccetera, per oltre 2 mesi io ho cucinato a pranzo e cena con questo. Quindi, se sommo le ore in cui ho usato questo fornello durante le escursioni, i bivacchi, i trekking, a oltre 2 mesi dove l'ho usato a pranzo e a cena tutti i giorni, non saprei veramente dirvi quante ore ha alle spalle questo fornello. Ripeto, non mi ha mai dato mai un problema. È un fornello secondo me perfetto come stabilità della padella e come erogazione di fiamma, come regolazione di fiamma. Il tasto per fare la scintilla funziona benissimo, mai dato un problema. Tuttavia, ha 2 grossi difetti: il peso e l'ingombro. Sapete meglio di me quanto nell'economia di un'escursione, di un trekking molto lungo o di un'escursione con un dislivello molto elevato, grammi e centimetri siano importanti. E quindi io ho cominciato a guardarmi intorno, cercando qualcosa di più leggero e più compatto, e mi sono imbattuto in questo. Questo fornellino è veramente, come oggi vengono definiti, ultra light. Sapete quanto pesa? 26 grammi, solo 26 grammi. Si chiama BRS 3000 ed è in titanio. Ora ve lo mostro accanto a un piccolo accendino, il classico Bic, per farvi vedere le reali dimensioni. Anche qui voglio fare una premessa: non dobbiamo aspettarci da un fornellino così piccolo e così leggero delle prestazioni ottimali come possiamo avere ad esempio dai famosi Jetboil, eccetera, eccetera. Tuttavia è un fornellino che fa il suo lavoro e oggi ve lo mostro con una prova pratica. Il fornellino si presenta così, è leggerissimo e davvero compatto. È composto da 3 braccetti che vanno prima tirati su in questo modo e poi tramite una leggera pressione c'è un pin che li blocca. Altra premessa, questo fornellino non è antivento e non ha il tasto d'accensione, ma come vi vedevo prima, da questo fornellino non possiamo pretendere le stesse caratteristiche di altri fornelli, essendo il suo punto di forza la leggerezza e le dimensioni davvero ridotte. Devo dire che spinge abbastanza. Oggi, come potrete notare, c'è abbastanza vento, ma questo in realtà è un bene, perché secondo me recensire e valutare un prodotto da usare in campo aperto, in outdoor, facendolo comodamente dentro casa, non dà il giusto valore, al prodotto stesso. E mentre farlo in campo aperto, con tutte le difficoltà che poi noi incontreremo, rende secondo me più credibile una valutazione di un prodotto. Quindi adesso cosa facciamo? Vado a riempire il mio mini pentolino con il quantitativo d'acqua che di solito uso per un pasto liofilizzato o disidratato.
di solito è circa 0,3, insomma, giù di lì. E vediamo, grazie anche al cronometro, come si comporta il nostro fornellino. In questo momento l'intensità della fiamma è a circa metà della sua potenza. Andiamo ad aumentarla. Considerate che io, quando scaldo l'acqua per impasto disidratato e iodizzato, non porto l'acqua a bollire, ma mi basta averla abbastanza calda. Oggi porterò l'acqua a bollire e vediamo quanto impiega. Eccoci qua, nonostante ci sia vento, l'acqua sta cominciando a bollire. Siamo a 3 minuti e 45 secondi. Cos'altro aggiungere? Beh, considerando che il fornellino non è antivento e l'ho fatto lavorare in una condizione non ottimale, perché oggi c'è vento e in campo aperto, io direi che 3 minuti e 45 secondi per portare all'ebollizione l'acqua sono un discreto risultato. Ovviamente, se uno usa il paravento e si mette in un posto più riparato, il tempo di cottura diminuisce. Ora che li ho entrambi tra le mani, mi rendo veramente conto della differenza di peso tra i due fornelli. Ripeto, se non l'ho detto prima, non mi ricordo, questo è il Forclaz M100, costa 25 euro. E lo ripeto ancora una volta perché è giusto che venga sottolineato, è un fornellino straordinario, mi accompagna da tanti anni, non mi ha mai dato un problema e non continuo a darmeli, ma avevo un'esigenza di ridurre grammi e centimetri e direi che con questo fornellino, beh, li ho ridotti notevolmente. Ovviamente è un fornellino non adatto per il campeggiatore statico che va una settimana in tenda e deve cucinare per 4 persone, è un fornellino adatto per i lunghi trekking, per il backpacker, through hiking, insomma, chiamatelo come volete. E tuttavia può essere anche un'ottima soluzione, dato il peso e le dimensioni veramente contenute, nonché il costo. E oggi, quando si parla di ultralight, tende tutto a costare giustamente anche molto, invece questo riuscite a comprarlo a meno di 19 euro. Andate a vedervi il link in descrizione. Ripeto, può essere una valida soluzione come secondo fornellino di emergenza. Ovvero, mettiamo che abbiamo dei problemi con il nostro fornello principale, abbiamo subito quello di ricambio. E visto che pesa e ingombra davvero poco, averlo o non averlo praticamente non fa quasi nessuna differenza. Piccola precisazione, esistono alcune versioni, definiamole fake. Io vi metto il link della versione migliore, più corretta, è quella con l'o-ring nero, e deve arrivarvi a casa con un sacchetto verde. Il fornello, il sacchetto e l'o-ring di ricambio arrivano a un peso totale di 30 grammi, solo il fornello pesa, ripeto, 26 grammi. Beh, cos'altro aggiungere? Io dal mio salotto, questo è un posto che avete già visto e che vedrete spesso perché è il posto che preferisco, dove o fare una sosta o registrare video come questi, vi lascio il saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, ma a me aiuta a realizzare video sicuramente migliori di questo, e che dirvi, ci vediamo ai prossimi video, grazie a tutti.